Io sono cristiano, non praticante, eterosessuale, non praticante. Sono un singolo incallito, infatti ultimamente mi sono lasciato un po' perdere la mano. Il problema non è trovarle una donna, ma è tenerla, no? E con le donne è come chi vuole essere milionario, va avanti solo se tu sai la risposta giusta. E io mi ricordo una mia ex, immacolata, più che una donna sembrava l'immaginetta di una santa, andava vestita così. Scarponcino nero modello piede ingessato, gonnone marrone flissettato fino alle caviglie modello se ci copri il cofano della macchina forse domani mi parte, maglioncino rosa a collo alto modello non ci indurre in tentazione e foulard d'ordinanza modello giovani marmotte, era così vestita e sembrava un apicoltore, però c'aveva due puppe così, su fianchi. Sì, Immacolata, guarda, incredibile, lei era del circolo giovani femministe cattoliche Opere Pie Piccolo Ancelle Santa Margherita da Bressanone, era più cattolica Immacolata di direttore di famiglia cristiana, una vita segnata dalla nascita, genitori di Ostia, abitanti in via dei Santi Apostoli, 12, il babbo Giuseppe, la mamma Maria, si dice lo zio camminasse sulle acque, era di Venezia, il fratello Rosario, la sorella Benedetta, nonché presidentessa del Circolo Giovani Femministe Cattoliche Opere Pie Piccole Ancelle Santa Margherita da Bressanone. L'unica cosa di laica che aveva Immacolata era il cane. Laica, vieni là, laica! Un dogo argentino, alto un metro e mezzo, che non abbaiava, recitava l'Angelus. E dovevate vedere la domenica come si affacciava alla finestra della cuccia. Con Immacolata non si poteva far sesso. Voleva arrivare a vergine nel matrimonio, però mi ha concesso il sesso virtuale. Io volevo sempre di più, volevo sempre di più. La storia è finita quando mi è rimasto incastrato il pisello nella porta USB. Poi ci sono uscito dalla storia, grazie a un mio amico andrologo e a un informatico, e allora sono andato allo psicologo. Prima seduta 50 euro, seconda seduta 50 euro, terza seduta 50 euro, alla quarta seduta sono rimasto in piedi. 50 euro, allora mi sono messo a sedere. Mi ha detto, guardi, il problema è un sole donne, tu sei te. Tu ti devi liberare, rilassarti, eliminare il superfluo. Eliminare il superfluo. Quando ho ucciso lo psicologo mi sono sentito subito meglio. Grazie. Cristiano Mori.